Antonio Cannova, L'invenzione della gloria, è una mostra che accoglie a Genova per la prima volta un nucleo importantissimo di disegni di questo grande scultore italiano. Io direi uno dei grandi geni della scultura italiana, il padre del neoclassicismo italiano. Quindi il pubblico genovese può ammirare veramente il modo di invenzione di questo grande artista. Ammirando questi fogli di varie dimensioni, con varie tecniche, capire come pensava, come partiva dall'idea primitiva, da come la sviluppava attraverso disegni, bozzetti, studi, e poi anche di come realizzava i primi gessi che portavano poi alle terracotte, che portavano poi alla scultura finale. Nasce a metà del Settecento e muore nel 1822, quindi nasce a Possagno, dove in realtà c'è la grande, insomma, raccolta di gessi di quest'autore, mentre i disegni presentati a Genova arrivano dai musei civici di Bassano. Sono i due musei che raccolgono tutta l'eredità di Canova. Quindi si forma in Veneto, a Venezia, giovane arriva a Roma, e nel giro di pochi anni diventa uno degli artisti più celebri, più richiesti. È, insomma, importante il suo studio appunto della statuaria antica, e non solo diventerà un importante scultore, ma poi il soprintendente alle antichità di Roma, dopo Raffaello, insomma, uno dei più importanti. E sarà lui, Canova, che alla caduta di Napoleone sarà incaricato del recupero di tutte le opere che Napoleone aveva sottratto al nostro paese. Quindi è grazie a lui che, insomma, una grandissima parte del bottino di guerra di Napoleone torna in Italia. Questa è la sezione della mostra dedicata allo studio dell'antico, e qui abbiamo voluto esporre un gesso didattico che arriva dall'Accademia Ligustica, che è stato nostro partner nella mostra, nell'organizzazione della mostra. È il gladiatore Borghese, che mentre Canova era vivo si conservava a Roma nella collezione appunto dei Borghese, ed è oggi al Louvre. È una delle molte statue romane, quindi classiche, che Canova studiò. Ne studiò le proporzioni, soprattutto, che gli servivano poi per la creazione delle sue statue. E la sala espone diversi studi sia del gladiatore Borghese, sia di figure virili che al gladiatore Borghese si ispirano. Questo è molto, molto interessante, che l'artista poi utilizzasse già in disegno movimenti, pose e, ripeto, dimensioni della statuaria classica. Qui siamo nella sezione dedicata a Napoleone e, diciamo, a tutti i personaggi legati in qualche modo a questo, insomma, enorme personaggio della storia. In particolare il busto di studio per la grande statua di Napoleone come Marte pacificatore, che, come è noto, fu rifiutata da Napoleone. Napoleone non accettò di essere rappresentato nudo come un dio greco, e la statua, dopo la caduta di Napoleone, infatti fu acquistata dagli inglesi e regalata a Lord Wellington. Ma nella sala possono ammirare anche studi, disegni, stampe della più nota, forse, Paolina Borghese,
questa scultura straordinaria che di nuovo riprende Paolina come Venere vincitrice e che oggi si conserva alla Galleria Borghese di Roma. Questo gesso arriva sempre da Bassano, dal Museo Civico di Bassano, è parte del percorso creativo che portò alla realizzazione di uno dei marmi più importanti di Canova, l'unico marmo presente a Genova, a Palazzo Tursi, quindi parte dei musei di Strada Nuova. Ecco, invece di portare ed esporre qui la Maddalena di Tursi, l'abbiamo lasciata nel suo museo e abbiamo voluto che la mostra fosse invece anche lo stimolo per i visitatori per poi ritrovare in città tutti quei momenti nei quali la scultura canoviana è presente o proprio con un'opera di Canova come a Tursi, ma anche per esempio come a Staglieno, dove nella seconda metà dell'Ottocento soprattutto, gli scultori che lavorano lì subiscono, a volte direttamente, a volte indirettamente, l'influenza di questo grande inventore, non solo di sculture magnifiche come la Maddalena, ma anche di idee di monumenti funerari che poi appunto a Staglieno avranno grandissima risonanza.